Un cordiale saluto e buongiorno e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. In apertura pubblicato il rapporto Vega sulle morti sul lavoro, in base al quale l'Abruzzo si trova in zona rossa, classificandosi tra le peggiori regioni d'Italia. Nei primi 7 mesi del 2021 in Abruzzo le vittime sono state 25. Per noi Giuseppe Dintino. Lavorare in sicurezza, spostarsi in sicurezza, ripartire in sicurezza. Sicurezza è la parola di cui maggiormente ci siamo riempiti la bocca nel corso dell'ultimo anno. Il riferimento è alle misure anticontagio, ma c'è un virus, si fa per dire, contro cui mascherine e disinfettante risultano inutili e che nei primi 7 mesi del 2021 in Italia ha già causato 543 vittime. Si tratta di morti bianche, ovvero morti sul lavoro, o forse sarebbe più corretto dire morti di lavoro. Come Luana D'Orazio, la 22enne è morta lo scorso 3 maggio, stritolata in una fabbrica tessile toscana, da un macchinario che secondo gli inquirenti era stato manomesso per aumentare la produttività. E l'Abruzzo non è scevro da questi episodi. La nostra regione è tra quelle dove in percentuale accadono più infortuni mortali. È quanto emerso dal rapporto pubblicato in questi giorni dell'Osservatorio sulla sicurezza sul lavoro della Vega Engineering, basato su dati INAIL e Istat e su quanto comunicato da mass media, istituzioni e associazioni, prendendo in considerazione il periodo tra il 1 gennaio e il 31 luglio 2021. Così come per le restrizioni anti-Covid, il rapporto suddivide la penisola per colori e l'Abruzzo si trova in zona rossa. Un passo indietro rispetto allo scorso anno, quando risultava invece in zona arancione. In confronto allo stesso periodo del 2020, dove le morti bianche in Italia sono state 603, quest'anno il numero è diminuito del 10%. Bisogna tener presente però che nel 2020, soprattutto nel periodo considerato, per molti mesi le attività produttive sono rimaste chiuse causa lockdown e la maggior parte dei lavoratori era rimasta a casa. In Abruzzo, nei primi 7 mesi di quest'anno, i morti sul lavoro sono stati 25. Rapportando il numero delle vittime a quello degli occupati, la nostra regione è seconda in questa terribile classifica, dietro al solo Molise, con un'incidenza di oltre 51 infortuni mortali ogni milione di occupati, il 25% in più rispetto alla media nazionale. A morire in rapporto al numero degli occupati sono soprattutto i lavoratori più anziani, quelli con età superiore ai 65 anni, ma una fetta consistente di vittime ha tra i 15 e i 24 anni. In termini assoluti, invece, la maggior parte dei morti aveva tra i 45 e i 64 anni. In base al rapporto, il 42,5% di infortuni mortali sono avvenuti in settori lavorativi non determinati, ma subito dopo il settore in cui si muore di più è quello delle costruzioni, con l'11,8% dei casi. Seguono quello delle attività manifatturiere e quello del trasporto e del magazzinaggio. Cambiamo argomento e ci occupiamo di scuole. Il sindaco di Teramo e presidente ANCI Abruzzo, Gianguido D'Alberto, ha partecipato ieri alla riunione regionale in vista della riapertura delle scuole prevista nella nostra regione per il 13 settembre. Tra le tante proposte, quella di completare la vaccinazione per il personale scolastico. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Sindaco, nelle scorse ore si è tenuto un tavolo regionale sulla scuola, il punto principale è ancora stabilire, insomma, la questione dei trasporti. C'è un punto fermo dal quale dobbiamo partire. Dobbiamo garantire non solo l'avvio, ma anche la continuità dell'attività didattica, scolastica, in presenza e in sicurezza. Non possiamo correre il rischio di commettere gli errori degli scorsi anni, nei quali ci siamo preoccupati più dell'inizio dell'anno scolastico e poco della garanzia di continuità. Ecco perché ieri abbiamo ribadito la necessità intanto di completare la vaccinazione per il personale scolastico, tutto, docente e non docente, e di tutta la comunità scolastica. I numeri che sono stati dati sono numeri decisamente confortanti, parliamo dell'89% del personale già vaccinato, che ha completato il ciclo vaccinale. Dobbiamo però arrivare al 100%, o comunque avvicinarci quanto più possibile al totale. Ecco perché questa azione di sensibilizzazione, il richiamo al senso di responsabilità deve continuare da parte di tutte le istituzioni. C'è il tema dei protocolli, che
che non sono ancora stati adeguati, abbiamo ancora una situazione di protocolli aggiornati allo scorso anno, devono essere assolutamente rivisti. Noi a Teramo con la circolare ASL abbiamo avuto l'anno scorso la possibilità di gestire meglio di altri territori la circolare ASL e il comitato ristretto dei sindaci l'emergenza pandemica all'interno delle scuole, ma deve essere approvato a livello regionale un protocollo nuovo aggiornato, e poi la questione dei tamponi o comunque dello screening, che non può essere fatto una tantum. Non possiamo dopo 2 anni riabitarci sulla questione degli screening di massa che fotografano semplicemente la situazione. Abbiamo bisogno di un piano che consenta un monitoraggio costante. Ecco perché siamo in attesa, sulla base del decreto 111, del piano nazionale, sulla base della quale poi, del quale poi devono essere sviluppati i piani territoriali. Resta, come diceva lei, il tema dei trasporti. Si riparte in presenza al 100%, quindi c'è bisogno, e si sta lavorando in questo senso anche con i concessionari, con i soggetti gestori, oltre che con la Regione Abruzzo, per avere un potenziamento ovviamente dei mezzi messi a disposizione, ma la questione su cui non si è ancora trovata la quadra è quella relativa ai controlli a terra, ai controlli appunto sui mezzi. Ed anche il comune di Pescara è al lavoro in vista della riapertura delle scuole. Il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Santilli fa il punto della situazione al microfono di Paolo Renzetti. Nessuna apertura posticipata al 20 settembre. A Pescara la prima campanella suonerà il 13 secondo calendario. A confermarlo è il vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione Gianni Santilli. Noi come scuole, per quel che riguarda dalla primaria alla scuola media, siamo prontissimi. Il 13 partiranno le scuole anche le superiori, ma anche noi siamo prontissimi. Il giorno 20 addirittura noi, mi sono già messo d'accordo questa mattina con la Serenissima, partiremo anche con la mensa per i bambini. Quanto riguarda le vaccinazioni, proseguono a buon ritmo soprattutto dei ragazzi, degli studenti e anche del personale scolastico? Anche questo ho delle ultime notizie, praticamente come personale siamo arrivati quasi al 95% di vaccinazione, quindi sono in pochi che sono rimasti che devono ancora andare a fare il vaccino. Risolto questa mattina anche il problema del trasporto da San Silvestro degli studenti della scuola Benedetto Croce. Voi sapete tutti che la scuola Benedetto Croce è stata chiusa e quindi andremo in altre 4 postazioni: Nostra Signora, Antonelli, via Rubicone e via Scarfoglio, la scuola primaria Pineta. Abbiamo trovato un'ottima soluzione, quindi i genitori possono stare tranquilli, i ragazzi partiranno da San Silvestro presumibilmente alle 7:20 e arriveranno a scuola regolarmente alle ore 8 per entrare alla prima ora. Ed ora la pagina politica: accorciare le distanze con L'Aquila, Roma e Bruxelles così da ottenere il massimo per la nostra città. Questo è uno dei punti fondamentali della campagna elettorale di Tommaso Ginoble, candidato a sindaco per il comune di Roseto degli Abruzzi. L'ex deputato e assessore regionale sarà alla guida di una lista civica, rinunciando di fatto al simbolo di Italia Viva. Vediamo. Adesso c'è anche l'ufficialità, Tommaso Ginoble punta alla carica di sindaco di Roseto degli Abruzzi. Sì, 2 mesi fa lo annunciai con una lettera, mi sono accorto di aver suscitato molta sorpresa, per me è una cosa normale, tanti miei colleghi alla fine della loro vita politica, dopo aver assunto tanti ruoli importanti, decidono di mettersi al servizio della propria comunità ed è quello che io ho intenzione di fare. Dissi che mi sarei candidato accompagnato da 4 liste e 4 sono quelle che mi accompagneranno, anche questa è la prima dimostrazione di serietà. Spero che sia una sfida sui progetti, sulle proposte, sulla capacità di mostrare il proprio attaccamento alla propria città. Mi accorgo che qualcuno sta esagerando in una serie, insomma, di mancanza di rispetto. Spero che questo non continui, ma io ho le spalle abbastanza larghe, continuerò a mantenere questo profilo, come devo dire, istituzionale e rispettoso soprattutto dei rosetani. Spero che qualcuno non esageri. La prima cosa è la mobilità in questa cittadina. Negli ultimi anni si è dimenticato che si stava passando da una cittadina marinara
ad una città vera e propria, ed oggi queste disattenzioni si stanno mostrando in tutta la loro complessità, partendo dai parcheggi, dalla mobilità, dal traffico. Noi dobbiamo fare una città moderna che abbia silos per i parcheggi, che abbia una mobilità incentrata anche su qualche alternativa, partendo dalle piste ciclabili, che non devono essere solamente quelle al mare, un po' turistiche, ma una pista ciclabile che veramente attraversi tutta la città e che diventi sinonimo di diversità. E sarò pronto con chiunque, se nel caso in cui i tosetani dovessero darmi il consenso, per confrontarmi al secondo turno, a sfidare colui che occuperà quel ruolo. Quindi è già proiettato al ballottaggio? A mio giudizio il numero delle liste non può che pensare realisticamente a questo, insomma ci si conosce tutti, saranno centinaia di candidati. È importante anche rispetto al ballottaggio occupare la prima posizione in maniera anche robusta rispetto al secondo, anche quello è il segnale del risultato al secondo turno. E la Guardia di Finanza di Pescara prosegue senza sosta nei controlli e nelle ultime ore ha scoperto altri due casi di indebita percezione per complessivi 25.500 euro, poiché, come accertato dai militari, i beneficiari avevano omesso di dichiarare situazioni soggettive rilevanti ai fini della concessione della particolare misura di sostegno. In particolare, nei due casi è stata accertata l'omessa dichiarazione dello stato di soggezione a misura restrittiva della libertà proprio dei componenti del nucleo familiare presentato. Documentazione attestante situazioni dissimili dalla realtà che consentiva l'indebita percezione del contributo stesso. L'attività posta in essere fa seguito ad analoghe attività già eseguite dai finanzieri del gruppo di Pescara, all'esito delle quali erano già stati individuati diversi soggetti che avevano analogamente richiesto e indebitamente conseguito il reddito di cittadinanza. Complessivamente, dall'inizio degli accertamenti svolti nel corso della pandemia, sono stati accertati 94 casi di indebita percezione di reddito di cittadinanza, oltre altre prestazioni sociali agevolate per un importo totale indebitamente percepito da soggetti non aventi diritto pari a 740.000 euro. E noi voltiamo pagina. A Chieti l'amministrazione comunale ha presentato oggi un progetto sperimentale per risolvere, attraverso l'utilizzo di falchi e poiane, il problema relativo alla presenza di piccioni nelle zone più frequentate della città. Vediamo. Da quando ci siamo insediati abbiamo cercato di immaginare insieme alla ditta appaltatrice, quindi insieme a Formula Ambiente, una soluzione per quella che è la presenza dei piccioni, che come sapete oltre al guano che è fortemente sporcante, fortemente anche acido e quindi sapete lo vediamo tutti i giorni, è anche pericoloso dal punto di vista igienico-sanitario, abbiamo cercato di immaginare insieme un sistema per tenere, per calmierare un pochino la presenza dei piccioni in città, anche perché in questi giorni di caldo sono aumentati tantissimo perché si sono avvicinati alle fontane, ai luoghi dove c'è più acqua, diciamo, in cui dissetarsi, e quindi insieme a loro si sono fatti, diciamo, promotori di questa iniziativa della falconeria, quindi ci sarà questo falco, è un metodo già utilizzato in altri luoghi italiani, in altre città, ma soprattutto anche negli aeroporti. Mi ricordo tanto tempo fa si parlò dell'aeroporto di Firenze, gli aeroporti di Milano, e quindi oggi lanciamo questa iniziativa, lanciamo anche non solo metaforicamente, ma ci sarà la prima partenza del falco. Nei prossimi giorni il falco sorvolerà la città e man mano speriamo di arrivare al risultato sperato. Inizialmente ci sarà un gruppo di 5-6 rapaci tra falchetti e poiane che saranno lasciati liberi lungo Corso Marruccino e le zone limitrofe per con il loro grido spaventare i piccioni, e noi ci aspettiamo che nel giro di qualche settimana la colonia che risiede sotto questi portici si sposti altrove. Progetto che partirà proprio oggi, riguarderà inizialmente il centro di Chieti e poi vi sposterete anche più in periferia? Il progetto parte oggi, è in via sperimentale fino a dicembre, riguarderà in questa prima fase solo Corso Marruccino, le zone centrali, proprio centrali da Piazza Trento e Trieste fino al Pozzo, alla Fontana, e dopo nella prossima stagione, primavera, vedremo di valutare di fare Santa Maria, Porta Pescara, insomma i quartieri limitrofi, perché dobbiamo seguire la colonia e vedere dove si va ad appollaiare, dove si
sposta. Restiamo nel capoluogo teatino, ma ci spostiamo allo Scalo, dove sono iniziati i lavori di realizzazione della pista ciclabile, un passo avanti verso una mobilità sostenibile. Vediamo. Assessore, sono iniziati i lavori per la pista ciclabile a Chieti Scalo, una bella notizia per tutti gli appassionati delle due ruote. Sì, ieri abbiamo iniziato finalmente questa nuova opera che andrà a collegare due importantissime parti della città, cioè via Pescara, l'università soprattutto, con la parte dello stadio Angelini, dove si prevederà una pista ciclopedonale di 3,5 km, dove finalmente con questo nuovo modo di operare per quanto riguarda la mobilità dolce daremo l'opportunità di abbassare l'utilizzo delle auto e incentivare l'uso delle biciclette e anche dei monopattini. Quindi questa opera sta procedendo, speriamo che si vengano rispettati i tempi, così finalmente ci sarà questo nuovo modo di incentivare la mobilità dolce e proseguiamo per quanto riguarda tutti gli altri appalti che riguardano sviluppo urbano sostenibile. Si parlava appunto di tempi, quanto è prevista la conclusione dei lavori e il costo di quest'opera? I tempi di lavoro da contratto sono 270 giorni, vediamo se riusciamo a fare tutto nei tempi prefissati dai contratti, così tutti i cittadini potranno usufruire di questa importante pista ciclopedonale. Costo dell'opera? Costo dell'opera sono 222.000 euro per quanto riguarda i lavori appaltati. Si è tenuto ieri sera a Teramo l'evento Note su ali di farfalla organizzato dall'Associazione Culturale Federica e Serena, nata per mantenere vivo il ricordo di due care amiche, studentesse di medicina, vittime del terremoto del 2009 in Abruzzo. Presenti sul palco presso lo spazio all'aperto area concerti lungo fiume Vezzola, Alessandro Preziosi e il cantatore abruzzese Setac. Vediamo. E siamo arrivati all'11ª edizione di Note su ali di farfalla, è la notte dedicata a Federica e Serena, ma direi non solo, a tutte le altre persone che sono rimaste vittime appunto quel 6 aprile del 2009. Siamo molto felici comunque di organizzare questa serata perché per noi è un modo anche di continuare i loro propositi, che erano quelli appunto della solidarietà e dell'altruismo. Lo facciamo infatti donando delle attrezzature per la cucina della mensa Multa Paucis di Teramo. Quell'evento, penso un po' come a tutti noi, ci ha cambiato totalmente la vita. Io insomma, oltre ad essere stato coinvolto, nel senso che ho perso un sacco di persone care, un sacco di amici purtroppo. Il mio paese è stato veramente direttamente colpito perché, sai, un sacco di persone dipende, ma all'Università L'Aquila, quindi ecco, l'abbiamo sentito veramente in prima persona. Quindi quando Matteo mi ha chiamato, l'organizzazione mi ha avvertito di questa cosa, io subito, senza proprio battere ciglio, ho accettato con grandissimo entusiasmo. E la cosa bella è stata vedere tutti i ragazzi della band, io sarei dovuto venire da solo, invece tutti i ragazzi della band hanno voluto fortemente partecipare e questo è stato bellissimo. Queste manifestazioni dovrebbero essere fatte tutti i giorni dell'anno, non ricorrere, anzi saltare proprio il giorno della memoria, per ricordare che ogni giorno dell'anno è un giorno al quale possiamo riservare qualche minuto, qualche frangente all'interno degli orari di lavoro, degli orari scolastici, all'interno dei giornali, no? Avere sempre, stare sempre sul pezzo della memoria. Ecco, molto spesso si dice stare sul pezzo di tante cose che onestamente mi sembra abbastanza superflue e non necessarie. Invece la memoria serve più che altro a mantenere vigile la nostra attenzione sulla precarietà della nostra vita, sulla scomparsa di vite così giovani, ma soprattutto sul fatto che la memoria è fatta di congiunzione fra le persone, cioè è fatta di chi incoraggia l'un l'altro, non soltanto quando si è in vita, ma anche quando quell'altra metà non lo è più. Siamo allo sport. Dopo le firme nell'ultimo giorno di mercato, Clemenza, Rizzo e Rauti sono già al lavoro al Poggio degli Ulivi col Pescara. Per i primi due si tratta di un ritorno in biancazzurro. Di rientro da Milano era presente al Poggio anche il presidente Daniele Sebastiani, che ha stilato un bilancio sugli ultimi innesti. Vediamo il servizio.
Presidente, dopo questo mercato non ci si può più nascondere, Pescara deve provare a puntare al massimo. Pescara deve puntare a fare un buon campionato, poi di conseguenza arrivano i risultati, ma l'organico è sicuramente un organico di primo ordine, come ce ne sono almeno altri 4-5 in questo girone, però noi ci dobbiamo provare, è evidente che ci dobbiamo provare. Sulla carta è uscita fuori proprio da queste ultime ore, soprattutto di mercato, una squadra ulteriormente rinforzata, è andato via Busellato, ma sono arrivati giocatori di assoluto valore come Rizzo, Clemenza, Rauti, che è un giovane con tante partite già alle spalle, e poi è rimasto anche Galano. Sì, ma anche l'altro giovane, il centrocampista Sanogo, che abbiamo preso al Benevento, non lo conoscete, ma è un giocatore che ha delle buone qualità. Sono arrivati giocatori, diciamo, funzionali per noi. L'organico di qualità, tanti attaccanti, soprattutto 9 nel reparto avanzato, insomma ci sarà una agguerrita concorrenza. E negli ultimi anni sono sempre stato contestato che in c'era la punta, abbiamo preso 9 almeno, vediamo un po' se possono bastare, però sono 9, sono sicuramente con caratteristiche diverse, e poi ripeto, è un campionato molto lungo, molto difficile, ci sarà spazio e tempo per essere impiegati per tutti i giocatori. Potrebbe essere Cristian Galano un nuovo, tra virgolette, acquisto del Pescara, il più importante acquisto del Pescara? Cristian Galano è sicuramente un giocatore importante del Pescara, aveva qualche aspettativa diversa, ma il mercato dice questo, quindi io credo che lui, da bravo professionista qual è, si metterà con la testa al servizio del mister, e secondo me con le potenzialità che ha può fare veramente molto bene. C'è qualche colpo, qualche giocatore che ha cercato di portare a Pescara e non è riuscito a portare, ci può fare qualche no? No, assolutamente no. Erano questi gli obiettivi? Assolutamente, per quanto riguarda, lo dicevo ieri sera a qualche tuo collega, per quanto riguarda l'attaccante, Rauti è stato il primo nome che io ho fatto al direttore Vagnati un mese e mezzo fa, all'inizio della campagna trasferimenti. C'era la possibilità che magari il ragazzo avesse trovato spazio nel Torino, e quindi è chiaro che di fronte alla Serie A è un'altra cosa, però ieri quando ci abbiamo parlato credo che sia stata l'operazione più veloce, poi era complice un temporale all'improvviso che ci ha messo quasi a rischio il fatto di poter fare i documenti in tempo, ma quando ci abbiamo parlato ci abbiamo messo esattamente 30 secondi a convincere il ragazzo a venire a Pescara. Ho parlato con il mister. Il mister è assolutamente soddisfatto, è contento dei ragazzi che sono arrivati, quindi dobbiamo solo lavorare adesso. Alla terza stagione in maglia biancorossa per Federico Viero è arrivato il momento di prendersi lo spazio nella mediana di Guidi per il centrocampista parmense, prima da titolare a Chiavari, e lo sguardo adesso va all'impegno di domenica pomeriggio contro il Siena. Vediamo. Sì, sicuramente la mia speranza è di fare un'annata importante, perché il primo anno è stato un po' di inserimento nel mondo dei grandi, l'anno scorso purtroppo non è stato un anno positivo a causa di qualche infortunio, e comunque non ho trovato molto spazio, quindi penso che quest'anno devo dare il meglio di me per arrivare, diciamo, alla mia consacrazione e cercare di far vedere tutte le mie potenzialità. Penso che non sia una prestazione da scartare, anzi abbiamo avuto carattere, personalità, e siamo andati a giocare senza paura, con coraggio, in uno dei campi che quest'anno penso sarà uno dei più difficili di tutto il girone. Sarà una partita difficile quanto quella che è stata Chiavari, e il Teramo deve imparare, soprattutto secondo me, ad essere più cinico e a sfruttare le occasioni che crea, perché dopo il calcio si sa com'è, basta un episodio e la partita si gira. Quindi dobbiamo sfruttare qualsiasi occasione che ci capita, cercare di fare più gol possibile, e poi, come ho detto prima, bisogna stare più attenti, cercare di risolvere quei problemi che abbiamo dimostrato di avere in queste palle inattive. Però penso che se giochiamo con coraggio e personalità la partita possiamo comandare, e spero di poterla portare a casa.
Cambiamo disciplina e siamo alla pallavolo femminile. La premiazione in comune dell'Altino Volley Fresca di promozione in A2 è stata l'occasione per fare il punto della situazione in vista della prossima stagione con il presidente Aniello Papa. La formazione rossoblù, che giocherà le partite interne nel palazzetto di Lanciano, punta ad una salvezza tranquilla. Il servizio è di Sergio Zappalotto. Presidente Aniello Papa, ce l'abbiamo fatta, ormai è una realtà acquisita, la 2 è tutta tua. Se te l'avessero detto 3-4 anni fa, era un sogno nel cassetto, come si dice? Sicuramente era un sogno nel cassetto, ma l'abbiamo cercata e ottenuta. Tutto qua. Allora, che squadra è, Aniello? Perché chiaramente tu fai magie con la capacità anche di saperti contenere come dal punto di vista economico, il che non è assolutamente facile. Ma io penso che noi siamo una buona squadra, naturalmente siamo una neopromossa e dobbiamo lottare su ogni campo e su ogni pallone. Daremo vita dura a tutte quelle che incontreremo, quindi Altino è sempre l'Altino. Si comincerà a metà di ottobre con una trasferta, poi la prima in casa contro il Sant'Elia, vecchia conoscenza. Si giocherà a Lanciano, tutte queste novità. Sì, giochiamo a Lanciano perché diciamo, il palazzetto di Lanciano ci ha dato disponibilità ed ha i requisiti per fare la 2. E abbiamo scelto Lanciano anche per avvicinarci al territorio in modo da portare più, speriamo, più pubblico nel palazzetto. Obiettivo scontatissimo il discorso della salvezza o qualcosa di più? No. Non si sa mai. Campionato tranquillo, ma sono convinto che ci toglieremo delle belle soddisfazioni. E sono convinto che tu hai azzeccato ancora una volta il tuo bersaglio come fai ogni anno. Sì, ti ripeto, abbiamo allestito una buona squadra, confermando gran parte della squadra che ha vinto il campionato e inserendo dentro gente di categoria che sanno il fatto loro. Come dice il cantante, mi fido di te. Grazie. Pallavolo maschile ora, il centrale Alberto Elia è uno degli innesti di maggior esperienza per la Moa Concept Ortona. Reduce da una stagione in A3, Elia vanta numerosi campionati di A1 e A2 e ha deciso di mettersi in discussione con la squadra di Nunzio Lanci. Ascoltiamolo. Alberto Elia torna dalla Trema, risale in A2, dal Galatina all'Impavida, ma tanta storia passata tra 1 a 2 e tanta qualità. Alberto, piccolino, 2,05, soltanto potevi crescere un po' di più. Venire a Ortona all'età di 36, giusto? 36, che cosa vuol dire per te? Cioè ricominciare un'altra storia? 36 anni, freschi, ti ringrazio, mi fai sentire un po' vecchio, però effettivamente... Vuol dire a me. Sono arrivato a un punto di bilanci e quindi a questa età ogni scelta è chiaramente ben ponderata, e come quella di decidere di tornare in un campionato duro, competitivo come l'A2, in una piazza storica come Ortona, quindi sicuramente questo connubio non è un caso, è frutto di una mia precisa scelta, volontà, quindi sono determinato qui a dare il mio contributo in termini di esperienza, in termini di fisico, in termini di qualità, insomma tutte le armi che ho a disposizione le voglio mettere sul campo qui a Ortona e sono curioso di vedere quello che questa squadra potrà realizzare e sono ansioso insomma di iniziare. Sono curioso anch'io, anche perché è una squadra completamente nuova, però hanno messo insieme parecchi tasselli di spessore, di qualità e secondo me potreste fare veramente bene, anche perché il mister Nunzio Lanci è uno collaudatissimo, lo conosciamo bene. Sì, lo penso anch'io, lo pensiamo un po' tutti noi giocatori che abbiamo avuto occasione di parlarci nei due giorni scorsi. Come tutti sanno, ovviamente è chiaro che la squadra è stata costruita in un secondo momento, però sono state fatte delle operazioni secondo me oculate, fatte con un senso, e quindi i valori sulla carta ci sono, come sempre starà a noi poi dimostrare sul campo le nostre qualità e quindi riuscire a unirci, amalgamarci e a dare spettacolo al palazzetto.
Ed ora una comunicazione di servizio da parte dell'azienda Mediasix SRL, titolare dell'impresa televisiva in ambito locale TV6, informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali fissate per i giorni 3 e 4 ottobre. A tal fine informa che nella sede di Silvi, in strada statale Nord 26, è disposto un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente le condizioni temporali di prenotazione degli spazi per i messaggi politici autogestiti a pagamento, con l'indicazione del termine ultimo entro il quale tali spazi possono essere prenotati, le modalità di prenotazione, le tariffe per gli accessi agli spazi autonomamente determinati dalla Mediasix SRL, ogni ulteriore circostanza o elemento tecnico rilevante per la funzione degli spazi. Il nostro telegiornale termina qui, tutti i servizi che avete visto li trovate sul canale social YouTube e al sito www.tv6.it. Vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Velo. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.